Cari amiche di Country Mami, buongiorno, ben ritrovate e continuiamo a realizzare la nostra bellissima Pumpkin Gambalunga. Allora, nel nostro primo step abbiamo costruito le gambine, poi vi ho fatto vedere come fare la zucca. Adesso vi faccio vedere come assemblare tutta la bambola. Allora, innanzitutto, sulle gambe che avevamo realizzato la scorsa volta, io sono andata a costruirmi con scegliete voi, con il legno, con un cartone molto spesso o anche, come ho fatto in questo caso, con un materiale fatto di fibre di mais, quindi ecologico, un cerchietto. Questo cerchietto misura più o meno 15-20 cm, poi lo fate chiaramente in proporzione della vostra base. Ho creato dei buchini all'interno del nostro cerchietto e con delle viti sono andata a fermarmi i piedini al cerchietto. Questo ci servirà perché poi adesso qui andremo ad incollare la nostra zucca. Va bene, la zucca che avevamo costruito la scorsa volta, eccola qua. Sulla zucca, intanto, io ho cominciato a mettere la prima parte del busto della nostra bambola. Per il cartamodello della bambola, se siete interessati, me lo potete chiedere privatamente sotto il video o mandandomi un messaggio su WhatsApp e vi dico come fare. Questo è il mio modello originale, quello che ho fatto io, ma se volete provare con un qualsiasi altro modello per realizzare bambole, potete tranquillamente farle. Questo è il nostro busto, il busto della nostra Punky. L'ho realizzata già nel tessuto che raffigura il vestitino praticamente, ed ho scelto anche qui una colorazione tipicamente autunnale. All'interno del nostro busto sono andata ad inserire delle bacchette di legno, una bacchetta di legno che ci servirà a rendere più salda praticamente la testa sopra il nostro corpo. Ma adesso procediamo andando ad incollare il nostro corpicino al di sopra vedete come si regge bene, della nostra struttura. Come facciamo? Andiamo a mettere la colla, quindi oggi lavoriamo tutto di colla a caldo, non cuciamo niente, non facciamo niente, andiamo solo di colla a caldo, che è già finita chiaramente. Eccola qui. Mi sono preparata tutte le. Ce ne mettiamo un bel po', perché deve reggere bene. Naturalmente, come vedete, intorno al dischetto sono andata a costruirmi il tessuto. L'ho chiuso facendo uno yo-yo, in modo che non si veda poi sotto che c'è il legno. Eccolo qua. Vediamo se l'ho posizionato bene e lo lasciamo incollare. Ok? Ecco qui il nostro corpicino, spero che si veda tutto. Confermatemi se si vede tutto il corpicino. Bene, adesso andiamo, dopo che abbiamo saldamente incollato il nostro corpo sulle gambe, andiamo a posizionare. L'ho messa qui perché è più alla mia altezza, altrimenti non riesco a lavorare, anche se è in una situazione un po' instabile. Ecco qua, facciamo così. Vado a mettere le braccia, ok? Quindi sempre con un po' di colla a caldo, anche per le braccia ho fatto la stessa cosa. Col cartamodello per la bambola ho realizzato le due braccine. Ho realizzato con la stoffa la manica e adesso con la colla a caldo andiamo a tutto incollare. Normalmente quando faccio le bambole, devo dire la verità, non incollo, io cucio tutto e faccio anche in modo che le braccia siano articolate, possano muoversi, ma in questo caso non ci interessava e quindi va bene così. È più semplice. Facciamo la stessa cosa anche dall'altro lato, quindi posizioniamo la colla e andiamo a mettere, ecco qui, la nostra seconda manica col braccino. Vedete come sta prendendo forma? Bene,
bene, dobbiamo aspettare un attimo perché si incolli bene, faccia ben presa la colla a caldo. Poi, se vi ricordate la scorsa volta, cosa vi ho detto di fare? Le foglie. Siamo andate a realizzare un po' di foglie. Io ho realizzato quattro foglie grandi e due foglie piccole. Anche queste adesso andremo ad incollarle sul corpicino della nostra bambola, sulla nostra zucca praticamente. Quindi cominciamo con la prima che metteremo qui. Poi non vi preoccupate che non si vedrà la giuntura di dove abbiamo messo dove abbiamo messo la colla e dove rimane incollata alla zucca, non si vedrà nulla perché verrà tutto coperto. Qui mettiamo la seconda, eccola qui. Vedete com'è carina? Poi possiamo farle muovere come vogliamo le foglie alla fine. Intanto le teniamo ferme e le incolliamo. Poi ci preoccupiamo di dare la forma che vogliamo. La terza la metto dietro di qua e la quarta dall'altro lato. È un po' grande la nostra panchi gamba lunga. Mi ho fatto fare una bambolona, però quando poi la metterete in un angolo della casa sarà veramente bello. Basterà questo per decorare il vostro autunno. La nostra bambola dell'autunno. Adesso facciamo un po' con queste piccole, che sono due, ne mettiamo una qui. L'altra la mettiamo. Che adesso dobbiamo andare a riempire, no? In modo che non si veda più la giuntura delle nostre foglioline. Poi a vostra scelta, se voi volete, io preferisco quelle più piccole, se voi preferite fare tante foglie di stoffa per riempire tutto di stoffa, potete fare anche così. Ok? Così. Quelle un po' più grandi le metto sui fianchi, poi non finirà qui, sarà tutto, verrà tutto coperto, non vi preoccupate. Quest'altra. Vedete che carina? Metto anche dietro. Per adesso sul corpo ci fermiamo così. Che poi alla fine faremo le rifiniture. Ok? Intanto teniamo così. Ho realizzato un colletto con la stoffa. Come vedete, si tratta di un rettangolo. Ho fatto un cerchietto, un'apertura al centro, l'ho ricucito e adesso lo andrò a posizionare qui sulla nostra bambola. Darò una piccola punta di colla, un piccolo puntino di colla per fermarlo dietro, ma se volete potete anche metterci un bottoncino e sarà fermo lo stesso. Ecco qui. E per adesso lasciamo la nostra piccolina qui e lavoriamo invece sulla testa. La testa, eccola qui, io l'ho già dipinta. Allora, è un lavoro lungo per dipingere il visino della nostra bambola, perché ha bisogno di diversi passaggi, chiaramente. Io vi faccio vedere adesso come ho fatto, poi c'è bisogno dell'asciugatura, quindi non avremmo mai avuto il tempo di aspettare l'asciugatura per poter poi posizionare la nostra testa. Allora, io vi faccio vedere come faccio. Io non uso il pennello perché non uso il pennello. Io uso
questo tipo di colori. Eccoli qua, ve li faccio vedere, sono bellissimi, li trovate, sono per stoffa, potete trovare tutti i colori che volete. Eccoli, sono proprio colori per stoffa, ok? C'è il bianco, c'è il nero, c'è il verde, c'è il blu, c'è il rosso. Io uso anche il rosso per fare il nasino e la boccuccia. Sono molto pratici, hanno un pennello, una punta, e inoltre è bellissimo perché voi trovate tutte le punte che volete, quelle più sottili, quelle più doppie, quindi veramente sono dei pennelli utilissimi. Allora, come vado a lavorare? Innanzitutto, per fare la forma dell'occhio, io normalmente utilizzo un bottone o comunque me la creo prima con il pennello, quello che si cancella, quello cancellabile ad acqua o col calore, va bene lo stesso. Quindi voi fate la vostra forma del vostro occhio. Quando vedete che è proporzionato, che è preciso, ci fate anche il nasino al centro in modo da vedere se è tutto preciso. Cominciate col primo colore, e il primo colore che dovete andare ad usare è il bianco, e date tutto bianco all'interno del bottoncino che avete disegnato, della forma che avete disegnato, rotonda, ovale, allungata, come volete voi, ma andate a riempire tutta. Fate asciugare accuratamente, potete aiutarvi con l'asciugacapelli. Andate a fare un cerchietto più piccolo che rimanga più piccolo nella parte di sotto, ma che vada a confluire con il centro dell'occhio. Bene, fatto questo cerchio, sempre con un pennarello nero sottile sottile, fate la seconda forma e l'andate a riempire col colore che volete abbiano gli occhi. In questo caso l'ho fatto verde, quindi se volete gli occhi verdi li fate verde, se li volete azzurri lo fate azzurro. Anche questa volta l'ho fatto asciugare accuratamente e passate alla fine sopra in un cerchio più piccolo il nero. Lo riempite tutto, fate asciugare e fate i punti luce con il bianco, con dei puntini di bianco. Disegnate con il pennarello, con la penna, sempre per tessuto, le ciglia, le sopracciglia, le efelidi, le lentiggini, se vi piace. Andate a disegnare la boccuccia, la piccola boccuccia se volete, colorate il vostro naso, che avete fatto allo stesso modo degli occhi, con il rosso, fate asciugare tutto, un po' di fardo. Io non ho usato il fardo, ho usato proprio il colore per la stoffa, perché così rimane di più nel tempo, un po' andrà via, ma rimane. I punti luce anche qui, e la testa è pronta, ok? A questo punto, prima di mettere la testa sul nostro collo, noi andiamo a fare i capelli. I capelli sono tutta una storia a parte, perché ci sono tantissimi modi di fare i capelli. Io devo dire la verità, ho fatto la prima bambola quando ero incinta di mia figlia. No, prima ancora, non ce l'avevo mia figlia, ho detto una stupidaggine, avevo mio figlio Matteo che avrà avuto 1 anno e mezzo, 2 anni, quindi pensate che mio figlio adesso ne compirà 29, quindi veramente tantissimi anni fa. E le prime bambole le ho fatte con i capelli di rafia. Uno stress, perché prendi questi bastoncini di legno, bagna la rafia, non ricordo neanche quante ore dovevo tenere la rafia a bagno, poi andavo a chiuderla stretta, stretta, stretta questa rafia intorno ai bastoncini, e poi dovevo farli asciugare o al sole o sui termosifoni, giorni e giorni per far asciugare questi riccioli. Poi li toglievo, li sfilavo dai bastoncini, venivano questi riccioli, li applicavo sulla testa della bambola. Un bellissimo effetto che col tempo però va via, perché l'umidità, il passare del tempo, piano piano fanno sciogliere, diciamo, i ricci, si diventano un po' più selvagge praticamente. Può anche piacere quel tipo di effetto, ma il ricciolo si perde, almeno il ricciolo come era in partenza. Allora ho provato con la lana e ho fatto tantissime bambole con i capelli di lana ed ero contenta, ero veramente soddisfacente la cosa. Lana bouclé, lana grossa, lana sottile, a seconda della bambola che volevo fare. Poi con la lana il bello è che voi avete a disposizione tantissimi colori, quindi veramente vi potete sbizzarrire, e sono venute sempre fuori delle belle cose. Da 2 o 3 anni a questa parte utilizzo la lana cardata.
Mi piace tanto perché mi permette di avere degli effetti un po' più particolari, posso fare delle mesh, posso fare delle pettinature un po' più particolari ed è quello che andremo a fare adesso. Allora, adesso preparo tutto la corrente e vi faccio vedere come funziona. Eccomi qua, circondata dalla lana cardata. Allora, praticamente cosa ho fatto? Ho preso questi, sono dei rotoli, quindi arrivano una lunghezza standard praticamente, poi la tagliate nella misura in cui vi serve, la sporzionate facendo tante strisce di lana, fate attenzione che è delicata, e poi fate un nodo al centro, annodate al centro, non tirate troppo che si può spezzare. Dovete prepararne tanti di questi, io ne ho preparati tanti così, col nodo al centro lungo. Ne ho preparato qualcuno con lo nodo soltanto da un lato e ne ho preparati altri di lunghezze minori fino ad arrivare anche a pezzetti piccoli così. Ok? Vedrete che ci servirà. Come facciamo? Allora, prendiamo la nostra prima striscia di capelli, ce la posizioniamo qui sul dito, andremo a mettere la colla sulla striscia di congiunzione del davanti e del dietro di cucitura sulla cucitura della nostra testina e andremo ad incollarla in modo che il nodo che abbiamo realizzato non si veda, vada nascosto in questo modo qui. Va bene? In questo modo, da davanti, così. Questo è il nodo. Posizionato così, lo incolliamo e incolleremo tutte le strisce a partire da qua giù, quindi fino ad arrivare al centro e poi da qua giù fino ad arrivare al centro, quindi tutto intorno al perimetro, alla circonferenza della testina. Ok? Faremo una prima striscia, una prima fila fatta in questo modo. Allora la vado a fare e quando ho finito ci rivediamo. Allora, come vedete, ho finito di mettere le ciocche sui due laterali del viso. Dietro mi trovo questa situazione. Quindi adesso cosa farò? Andrò ad incollare ancora della lana in modo da riempire questa parte qui, sempre andando dal centro verso in giù, dal centro verso in giù, ok? Questa volta utilizzerò i fili a metà praticamente, con il nodo soltanto da un lato. Procedono andando in giù, procedono andando in giù. Ok? Ci vediamo fra un minuto. Ecco qua, abbiamo finito. Allora, dopo aver incollato i capelli, ho fatto i codini, ho incollato i vari oggettini per renderla un pochino più graziosa, bottoncini, fiocchetti e così via. Ho un po' messo i fili con l'anima del fil di ferro per renderla un po' in movimento. Insomma, ecco qui la nostra punky gamba lunga è finita, è terminata, è stato un lavoro un po' lungo, ma come vedete è graziosissima. Poi io adoro questi capelli enormi, mi piace proprio. Poi vi farò vedere le altre che ho fatto le bambole rasta, ho fatto perché questo tipo di lana vi dà la possibilità di creare veramente delle cose esagerate, particolari e le nostre bambole devono essere particolari, hanno una personalità tutta particolare. Adesso ha già un posto riservato in casa tutto per lei, l'andrò a posizionare e così allieterà la mia casa per l'autunno. Benissimo, io e Pumpkin Gamba Lunga, che è alta 80 cm, vi salutiamo e ci vediamo prestissimo per nuovi, ma veramente nuovi ed originali tutorial. A presto, amiche. Ciao.